diamo gloria al Signore, fratelli. Spandiamo il nostro cuore come l'acqua. Gloria al Signore, gloria al Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie. Signore, vogliamo restare col cuore aperto, fiduciosi che tu ci benedirai in questo giorno e ci farai grazia. Amen. Amen. Dio sia lodato sempre. Gloria a Dio. Buono il Signore. Gloria al Signore. Passiamo subito, fratelli, ad ascoltare il fratello Frank Catania, il quale, come vi dicevo, ha avuto una vita, passato molto difficile, molto duro. Il male aveva preso la sua vita, ma il Signore ha spezzato ogni catena. E quindi lui ci racconterà brevemente che cosa è successo, poi ci canterà un cantico. Mi hanno detto che canta come Frank Sinatra, io ancora non l'ho sentito e mi fa piacere sentirlo. Dio ti benedica. Il fratello Angelo Currò, questo angelo, deve essere per forza un angelo perché è così alto, lo interpreterà dall'inglese. Venite pure avanti, fratelli, grazie. Come on home, you've been running too long. Come on home, come on home, my house is where you belong. Come on home, come on home, I've been expecting your call. Come on home, come on home, your past doesn't matter at all. The banners are waving, the table is spread. Your robe is spotless and new. My son was lost, but now he's found. We're all waiting for you. Come on home, come on home. You've been running too long. Come on home, come on home. Your past doesn't matter at all. I picked up the phone to call collect. It was the only thing left for me to do. I didn't have change to dial direct, and I wondered if I could get through. Hello, operator, are you on the line? I'm calling in Jesus' name. Would you connect me to my Father's throne? And over the line, his voice came. Come on home, come on home. You've been running too long. Come on home, come on home. My house is where you belong. Come on home. Come on home, I've been expecting your call. Come on home, come on home. Your past doesn't matter at all. The banners are waving, the table is spread. Your robe is spotless and new. My son was lost, but now he's found. We're all waiting for you. All right, you know we've got a right to be happy in Jesus. Come on home.
come on home. You've been running too long. Come on home, come on home. Your past doesn't matter. No, your past doesn't matter. No, your past doesn't matter. Aiutami, Angelo. I'm so thankful for my brother Angelo being here. Sono così felice che mio fratello Angelo si trova qui. Because without him, perché senza lui, tu capisci niente. You don't understand. Very good. I'm so thankful. I'm so thankful to God and the pastor. Sono così grato a Dio e al pastore for giving me another opportunity to be in the church. Per avermi dato quest'altra opportunità di stare qui in mezzo alla chiesa. Many of you have heard my testimony. Molti di voi hanno conosciuto le mie testimonianze. So I won't go through that much of it. E voglio adesso raccontarla quanti non la sanno. But the example that I would give. Vi darò un esempio. There is an old American movie. C'era un vecchio film americano. It was called The Good, the Bad and the Ugly. Che è stato poi tradotto anche in italiano, era un film West, il buono, il brutto e il cattivo. My life was good, bad, ugly. La mia vita è stata come il titolo di questo film, era buona, è diventata cattiva e poi è diventata ancora peggiore. And then blessed. E alla fine è stata benedetta. My parents were from Sicily. I miei genitori vengono dalla Sicilia. I was born in America. Io sono nato negli Stati Uniti. I was encouraged to go to the university, which was good. E, ero incoraggiato ad andare a frequentare l'università e questa è una cosa buona. I became a singer entertainer. Sono diventato un cantante, un intrattenitore. I worked for Frank Sinatra at a nightclub that he owned in Miami Beach. Ho lavorato nel bistrò di Frank Sinatra per diverse stagioni a Miami Beach. Those were good things. E queste erano cose buone. The bad thing, in 1969, I was arrested for a very small incident, narcotics. Il peggio della mia vita è diventato quando sono stato arrestato la prima volta per qualcosa che era stata commessa. Meeting the people that I met in prison. E molte delle persone che ho incontrato in prigione who were involved in organized crime, erano coinvolte nel crimine organizzato. When I got out, e quando sono entrato in prigione and I involved my life with the lifestyle they were living, e sono stato appunto con questi carcerati, ho iniziato la mia vita con questi carcerati, my life became ugly. La mia vita è diventata peggiore. In 1974, nel 1974 I was sentenced to 75 years in prison. Dovevo scontare una condanna a 75 anni di prigione. I was to die in prison. Sarei dovuto essere morto in prigione. In looking to escape from the prison, e cercavo di scappare dalla prigione. I was invited to go to a meeting. I was invited to go to a church meeting in the prison. E mentre pensavo ed ero spendevo i miei anni in prigione, sono stato invitato ad andare a un culto in prigione. I heard for the first time the message of salvation. E per la prima volta ho sentito il messaggio della salvezza. Whosoever would call upon the name of the Lord Jesus Christ shall be saved. Colui che invocherà il nome del Signore sarà salvato. Not maybe. Non per le sue opere. Not hope so. Non forse. But with security. Ma c'è certezza, sarà salvato. If you hear me one time or 100 times, lo puoi udire una volta o 100 volte, you will hear this one most important point in my life. Questa è la cosa più importante nella mia vita. When I heard that message, quando ho sentito quel messaggio, I didn't make a decision for Jesus. Non ho semplicemente preso una decisione per Gesù. I made a commitment. Ho preso un impegno. I have no idea what I was doing. I can't take time today to explain it.
Cercherò di spiegarvelo in questa maniera perché è differente prendere una decisione dal prendere un impegno. And through making that commitment, reading and committing my life to Christ, e ho seriamente deciso di impegnare la mia vita per Cristo. Without an attorney, without any money, senza soldi, senza certezze, God made a way where there was no way. Dio finora ha creato una via dove via non c'era. God said he can change kings' minds and hearts like the channels of the river. Dio mi ha guidato attraverso anche alle volte delle strade tortuose. But you have to put your life in the place to do that. E noi dobbiamo mettere la nostra vita nel dove Dio vuole, a disposizione di Dio. In less than 5 years, negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni, I was released in 1980. I was released from the prison in 1980. Sono stato poi rilasciato nel 1989. And I've been in full-time ministry since then. E ho iniziato a svolgere questo mio ministero di predicazione a pieno tempo. There is a music CD that I have. C'è un CD musicale che ho portato. The first song is on the CD. La prima canzone del CD è quella che avete sentito. The rest are old Christian songs. Il resto dei brani contenuti nel CD sono degli inni tradizionali cristiani. With very important words. Con parole molto importanti. The next song that I want to sing is my testimony. La prossima canzone che voglio farvi ascoltare, il prossimo cantico che voglio farvi ascoltare è la mia testimonianza. Love lifted me. L'amore mi ha sollevato. Ero, vi leggo un po' la prima strofa, ero profondamente immerso nel peccato, lontano dalla pace, e continuavo a camminare nel peccato, pensando che non ci fosse più via di uscita per me, ma il maestro del mare ha udito il mio pianto disperato, dalle acque mi ha tratto fuori e adesso sono salvo. There are two important words in that song, in this song. Ci sono due parole importanti in questa canzone. One, that God heard my despairing cry. La prima cosa è che Dio ha udito il mio canto disperato, il mio pianto disperato. And the next thing, è la successiva. Nothing in this world could help me. Che nothing. Niente in questo mondo avrebbe potuto aiutarmi. Nothing but Jesus. Niente tranne Gesù. The song. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stained within, I was sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters he lifted me. Now safe am I. Lord, it was Calvary's love through Christ that set me free. When nothing in this world could make a difference, Jesus' love lifted me. Lord, lifted me. It was Jesus' love at Calvary that set me free.
Jesus' love lifted me. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by his love. He'll snatch you right out of the angry waves. Because he's the master of the seas, the rains and the wind, his voice obey. He just wants you, he just wants you to be saved and filled with his Holy Ghost today. Jesus' love at Calvary that set me free. When nothing in this world could make a difference, Jesus' love lifted me. It was God's love that set me free. When nothing in this world could make a difference, Jesus' love lifted me. And what God's done for me, for you, if you'll let him. That night I heard not about a religion. La prima volta quando parliamo di Cristo, quando parlo di Cristo, vi dico che non ho sentito nulla sulla religione. They talked about a relationship with God. Mi hanno parlato per la prima volta in carcere non di una religione, ma di una relazione con Dio. A friendship that God wanted to bring. Un tipo di amicizia che Dio vuole portare con le persone. And that's what I've found in Jesus. E questo è quello che io ho trovato in Gesù. I found a friend. Ho trovato un amico. That knows everything in my life. Che conosce ogni cosa nella mia vita. Every need I have. Ogni bisogno che io ho. And he helps me in every day. E mi aiuta in ogni mia circostanza. I want the world to know the friend that I found. Voglio farvi sapere adesso che tipo di amico io ho trovato. I want my brothers and sisters in Christ. Io voglio che i miei fratelli e sorelle in Cristo to come to the place. Possono venire nei luoghi, nelle chiese. Of abandonment. E abbandonarsi, prostrarsi davanti a Dio. So they can enjoy the fullness. Perché abbiamo, possiamo avere gioia in abbondanza. The fullness of God's love, mercy and grace. La straordinaria, meravigliosa amore e grazia di Dio. Jesus said, I've come to give you life. Gesù ha detto, io sono venuto per darvi vita. And the fullness of life. È vita in abbondanza, che in inglese è più che altro l'abbondanza della vita. The fullness of life. La vita in abbondanza doesn't come by raising your hand in a meeting. Non può essere data da nient'altro se non a Gesù. It comes by a yielded life. E per questo noi dobbiamo essere grandemente riconoscenti a Dio. This song is on my CD. Quest'altro brano che troverete all'interno del CD. What a friend we have in Jesus. Che abbiamo anche noi in italiano e che amico abbiamo in Gesù. Ok.
Che amico abbiamo in Gesù, possiamo portare a Lui tutti i nostri peccati. Che privilegio è andare a Dio in preghiera. Spesse volte che tipo di pace possiamo trovare, quale necessità possiamo essere soccorsi nel momento delle necessità. E molte volte siamo presi dal panico solo perché non andiamo a Dio a raccontare ogni cosa in preghiera. Questa è la traduzione, ma il cantico in italiano rende di più. Lo sentirete in inglese ed è anche questo un brano che conosciamo. Grazie, Angelo. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged if we'll take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. What a friend. What an amigo. Gesù. Grazie, Gesù. For tutto tu fa e mi vita. Grazie. What a friend. If we'll take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find. Take it to the Lord in prayer. What a friend. The book of my life story was printed in English. 35 anni fa il libro che racconta la storia della mia vita è stato stampato in inglese. 15 years ago it was printed in Italian. 15 anni fa invece è stato tradotto per la prima volta in italiano. This is the third printing of my book. Questa è la terza ristampa del mio libro. It's a new cover. Ha una nuova copertina. And much has been added in the book. E ci sono diverse pagine aggiunte nel libro. The Bible says that our boast is in God. La Bibbia dice che la nostra spinta viene da Dio. Not in ourselves. Non da noi stessi. But I have lived so many different lifestyles. Però possiamo avere diversi tipi di vita. That God, what the devil meant for evil, God has turned for a greater good.
E quello che il diavolo può fare di male nella nostra vita, Dio è in grado di cambiarlo in bene. I don't know any Christian book ever written. Non avevo letto e non conoscevo nessun libro cristiano that deals with all the different lifestyles that I've lived. Per che parlassero dei differenti tipi di vita che io stesso avevo vissuto. The university, l'università, the entertainment world, lo spettacolo, where I worked for Frank Sinatra, ho lavorato per Frank Sinatra, and I ministered to James Brown while he was in prison. Ho predicato a James Brown quando è stato incarcerato. And he prayed for Jesus. E preghiamo. Speaking in the occult that I lived through. Abbiamo parlato nei culti, nelle predicazioni. Hatha Yoga, Bahita Yoga, Zen Buddhism, Dianetic Scientology, all that occult. All those things, the occult. Quindi ha predicato in differenti culti. Being involved in narcotics, a heroin addict, cocaine addict. È stato invitato in diversi posti. Got involved with motorcycle gangs. Era coinvolto in diverse cose brutte, bande di motociclisti. Spoken to mafia members. Ha parlato con persone appartenenti alla mafia. So I would encourage you not just for yourself. E voglio incoraggiarvi a prendere questo libro non solo per voi. But get the book to witness to others. Ma per testimoniare ad altri con questo libro. I can't tell you how blessed I am this morning. Non posso dirvi, non sono in grado di dirvi, di esprimere quanto mi sento benedetto in questo momento. To be with my brother here from America. Per aver incontrato un fratello che viene dagli Stati Uniti come me. I've rubbed his shoulder a number of times. I've rubbed his shoulder. He's 93. Okay. È stato sorpreso del fatto che quando gli hanno detto che il fratello ha 93 anni. I'm 69. Io ne ho 69. So you encourage me. E lui mi incoraggia. This is the last time I will come back to Sicily and Italy to speak as a guest. Questa è l'ultima volta che verrò in Sicilia e parlare qui come un ospite. Because while we're in Musumeli, perché a Musumeli, il paese dal quale ha origine il fratello, God spoke to my wife and to me. Dio ha parlato a mia moglie e a me. We're going back to America in 5 days. Ritorneremo nei prossimi 5 giorni negli Stati Uniti. Sell our house, car, everything. Venderemo tutto quello che abbiamo lì. And move to Sicily. E ritorneremo in Sicilia. Because God has spoken to our heart. Perché Dio ha parlato ai nostri cuori. That there is a revival coming to Italy. Perché siamo sicuri che ci sarà un risveglio che verrà in Italia. This country has been under religious bondage. Questa nazione è sotto un influsso religioso. And now is the time for it to be broken. E questo è il periodo per spezzare queste catene. And it can be broken. E le catene possono essere spezzate. God's way. Perché è la volontà di Dio. God says the anointing of God. Perché Dio è preciso in queste cose. Can break the yoke of bondage. E può rompere le catene, queste catene che stanno circondando la nostra nazione. My wife and I have committed my life. Mia moglie e io abbiamo impegnato la nostra vita per Cristo. To have that anointing in us. E avevamo preso questa decisione in maniera oculata, abbiamo riflettuto. And I'm praying for brothers and sisters in Christ. E vogliamo pregare per affinché fratelli e sorelle in Cristo to abandon their life possano obbedire con la loro vita e dare la loro vita so that anointing can come per un particolare, per uno scopo particolare. And the yoke can be broken. E le catene possono essere rotte. Thank you. Grazie, thank you. Dio vi benedica. Gloria a Dio, grazie fratello Frank Catania, ringraziamo anche la sorella, ci dispiace che il tempo è limitato, ringraziamo i fratelli che li hanno accompagnati stamattina, gloria al Signore e adesso vogliamo noi tutti insieme cantare un cantico e raccogliere l'offerta per l'opera del Signore, invito i fratelli ad essere velocissimi, grazie, canteremo il cantico 493. È chiaro che alla fine al tavolo potrete avere sia il CD sia il libro del fratello e farne un... Stavo pensando che si sente tanto rumore in giro che chiamano musica. C'è tanto rumore o no?
Io delle volte lo sento dalle macchine chiuse a distanza che fanno un rumore. Questa è musica che addolcisce non solo l'orecchio e la mente, ma guarisce il cuore. Quindi vogliamo essere riconoscenti al Signore per questo. Gloria a Dio, gloria a Dio. 493. Sono confuso un pochino, fratello Di Biase, perché mi hanno detto ieri sera che aveva 39 anni. È nato un po' di confusione. Chiariscici, perché sennò già sono ubriaco senza bere. Gloria al Signore. Fratello Di Biase, è un onore averlo con noi, caro servitore di Dio, a servito nelle chiese cristiane italiane in Nord America, anche nell'esecutivo, è stato uno dei fratelli principali. Ieri ho visto delle fotografie quando lui era giovanissimo, vieni fratello, giovanissimo, insieme al fratello Corietti, insieme al fratello Baracco. Gloria a Dio. E noi lo aiutiamo per rispetto, ma non ne ha bisogno. E quindi è stato qui e io ho sentito parlare di questo convegno del 59 da mio suocero,
che era un pastore in Calabria, e lui è venuto a Catania e ci ha portato la notizia di questo convegno e ha detto: il fratello faceva con le mani così e la benedizione del Signore scendeva sopra di noi. Alleluia. Dio ti benedica, fratello Carmine. Amen. Ci sono alcuni, non so chi è che si ricorda, c'è qualcuno di quelli antichi? Ecco, la sorella lì e un'altra lì, vedi, ce ne sono almeno tre che si ricordano, quattro. C'è una sorella che voleva essere qui stamattina, ma nella sua chiesa avevano la Santa Cena e non ha potuto perché suo fratello è nel consiglio, ma si è convertita quando tu hai predicato. Gloria a Dio, Dio ti benedica. Più grato a te, più grato a te. Possiamo cantare come una preghiera insieme? Più grato a te, più grato a te, con tutto il cuore, più grato a te. Alleluia, 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 alleluia. Non c'ho altro desiderio, non c'ho altro desiderio. Non c'ho altro desiderio di essere più grati a Lui.
di essere più grati a Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Mi ricordo come se fosse ieri sera, circa 86 anni fa, un ragazzo di 7 anni che ho accettato il Signore nel mio cuore, pianto, lacrime, non potete immaginare. Ed è da quella sera, fino a questo momento, il mio desiderio era, lo è, per grazia di Dio, lo sarà, di essere più grati a Lui. Perché tutti aspettiamo quel glorioso giorno, quando sentiremo quelle belle parole, entra nella gioia del tuo Signore. Entra, ben fatto, fedel servitore. Fammi più grato a te, più grato a te. Alleluia, alleluia, alleluia. Beh, vogliamo mettere a posto ora questo fatto di quest'età. Beh, vi voglio annunciare in questa maniera. Mia fanciulla, la bimba, mi ha incaricato, dice: papà, quando tu vai là fai attenzione, mangia bene, riposati. Sai, come una bambina, 65 anni. Poi c'è un'altra figlia, 68 anni. Poi c'è un figlio che mi assiste nel ministero, 71 anni. E ho detto al fratello Lombardi ieri sera, ho detto: fratello, io non so come comportarmi quando mi faccio vecchio. Alleluia, 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 alleluia. Fatemi sentire un bel salutevole alleluia. Salutevole alleluia. Alleluia. Questo è il meglio che potete fare. Proviamo un'altra volta. Alleluia. Ci mancano tre o quattro. Proviamo tutti quanti insieme. Alleluia. E perché non l'avete detto così la prima volta? Alleluia. 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 Questa parola è così affascinante, più lo dice, più lo vuoi dire. Non è una parola fior di labbra, ma una parola che, spinte dallo spirito, dall'anima, dal cuore, cerca di esprimersi verso l'Eterno. E non possiamo fare a meno di dire alleluia, alleluia. Sono le sorelle, alleluia. I fratelli. Oh, i fratelli sono più spirituali. Alleluia, alleluia, alleluia. Beh, ci sarebbe tanto da dire. Non so se voi siete preparati di restare qui il resto della giornata. Se voi siete preparati di essere qui per il resto della giornata, io no. Così quando finite me ne vado e voi continuate. Alleluia, 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 alleluia. Non posso fare a meno di dire alleluia, alleluia, alleluia. Vi pensate che non c'ho niente da dire? Vi siete sbagliati. Ma dico alleluia perché non posso far altro di dire alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Giratevi verso qualcuno, guardatevi negli occhi, non nel naso, gli occhi, e dite alleluia.
No, 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 non guardate a me, guardate al fratello, la sorella. Alleluia. 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 La lettura stamattina troviamo scritto nell'Evangelo secondo Giovanni, il 4° capitolo, 2 versi, Giovanni capitolo 4, verso 23 e 24. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori, adoreranno il Padre in spirito e verità. Poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorano in spirito e verità. Voglio Dio benedire la lettura della sua santissima divina parola a ciascuno dei nostri cuori. Accomodatevi. Ieri sera il Signore ci ha dato grazia di condividere alcuni pensieri intorno all'importanza ed il valore dell'adorazione e della lode nel culto. Stamattina vorrei condividere con voi qualcosa che mi è molto caro al cuore, molto prezioso, qualcosa che è diventata parte della mia vita spirituale, cioè l'adorazione di qualità. Adorazione di qualità. Qualcuno potrà dire, beh fratello, adorazione è adorazione. Sbagliato. Ci sono diverse qualifiche di questa adorazione. Ad esempio, c'è l'adorazione tradizionale, cioè entriamo in una, diciamo, in una dimensione di esperienza spirituale che l'adorazione diviene tradizionale, cioè arriva un certo momento nel culto che il pastore ci incoraggia a adorare e lodare il Signore. E vi sono tanti che entrano veramente nel vero spirito di adorazione, ma una gran parte, perché è una cosa tradizionale, perché i pentecostali fanno così, quelli che sono ripieni dello Spirito Santo fanno così, noi facciamo così, abbiamo fatto così e continuiamo a fare così, e diventa una tradizione. Poi c'è un'altra dimensione, c'è la dimensione di abitudine, che arriviamo a un certo punto e di abitudine, un'abitudine, lo facciamo come abitudine, lo diamo il Signore. Non dico che è male, semplicemente di decifrare che c'è una differenza fra l'adorazione
tradizionale, l'adorazione abituale, poi c'è l'adorazione formale. L'adorazione formale è che guardo gli altri adorare e allora adoro pure io. Cioè diventa un'adorazione formale, c'è una forma. E ogni cosa che ha una forma ha i suoi limiti, sia quel tradizionale, sia quello abituale, o sia quella di abitudine. Ma il Signore ci esorta in questa mattina che il Signore, il Padre, richiede una sola adorazione, e quell'adorazione deve essere un'adorazione di qualità a Dio. Cioè deve essere qualcosa che noi offriamo a Dio che come non abbiamo mai offerto prima. L'altro culto abbiamo adorato il Signore, in questo culto adoriamo il Signore, e se ci dà grazia un altro culto adoreremo il Signore, ma sempre con un'adorazione di qualità. E quell'adorazione di qualità viene dallo Spirito Santo, un'adorazione spontanea, spinti dallo Spirito Santo. Qualcuno mi aiuta a lodare il Signore? Alleluia! Mi faccio la domanda: perché dobbiamo aspettare che il pastore dice lodiamo il Signore, adoriamo il Signore, benediciamo il nome del Signore? Ma noi vedremo tramite questo messaggio che l'adorazione di qualità è un'adorazione spontanea, un'adorazione che spinte, sospinte dallo Spirito Santo, un'adorazione di qualità, come se fosse l'ultima volta che noi esprimiamo la nostra adorazione verso Dio. Alleluia! Qualcuno potrà dire, ma dove trova l'autorità di poter dire questo? Semplicemente in quello che abbiamo letto, che i veri, chissà perché ha detto veri, potevi dire soltanto gli adoratori, ma il suggerimento vuol dire che ci sono differenti adorazioni, ma i veri adoratori, i veri adoratori sono quelli che offrono un'adorazione di qualità, qualcosa speciale, qualcosa squisito, qualcosa tutto particolare. Alleluia. Sì, vi deve domandare, lo diamo il Signore, vi deve domandare, ma dovrebbe essere spontaneo. È vero? Mi guardate come ho due teste. Alleluia. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e realtà. La parola verità anche trasmesso realtà, in realtà, reale, sincero, puro, semplice. Alla gloria di Dio, alla gloria di Dio. Alleluia, alleluia. Qualcuno si potrebbe sentire offeso se noi continueremo questo culto, il resto del culto, nell'adorazione, adorare il Signore, adorare il Signore. Ma io sono venuto qui per la parola è adorazione. Alleluia, la parola è adorazione. Ma in maniera più particolare, adorazione di qualità. Alleluia. Ora, come possiamo offrire questa adorazione di qualità? L'apostolo Paolo ci rivela un segreto. Quando lui scrive agli Efesini,
Nel quinto capitolo, il verso 18 dice: siate ripieni, siate ricolmi, siate controllato dallo Spirito Santo. La parola ripiena è anche molto interessante. Vedete questo bicchiere? Non faccio tutto perché voglio rispettare qui e spero di essere invitato di ritornare ancora. Poi se non sono invitato ritornerò lo stesso. Alleluia! 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 Sapete, questo bicchiere, quando è pieno è semplicemente per me. Il bicchiere pieno è per me. Io ho bevuto, voi avete disdetto, dovete aspettare voi. Ma l'Apostolo Paolo dice che, ma no, 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 non mi permette, di essere ripieno. O ripieno significa di riempire il bicchiere finché comincia a traboccare. E quando comincia a traboccare, quel traboccamento è il ripieno. Sì? Allora siamo pieni dello Spirito Santo, ma l'Apostolo Paolo dice quello è buono, ma è molto meglio di essere ripieno, cioè di essere traboccante. E se state ascoltando dite sì. E quando siamo traboccante, da quel traboccamento esce fuori quell'adorazione di qualità alla gloria di Dio. Alleluia! Alleluia! Sì, non è tradizionale più, non è di abitudine, non è formale, ma è reale. Perché viene dal traboccamento, viene di essere ripieni dello Spirito Santo. Io sono sicuro che la maggioranza di noi siamo pieni dello Spirito Santo stamattina, c'è l'evidenza, ma il Signore ci esorta non soltanto di essere pieno, ma dobbiamo essere ripieni, dobbiamo essere traboccanti, perché di qua, da quel traboccamento viene l'adorazione di qualità al Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia. Essenzialmente ci sono dimensioni di adorazione, ma il Padre, il nostro Padre Celeste, è interessato in un'adorazione, è quell'adorazione che viene dal traboccamento, quell'adorazione che viene dall'anima, dal cuore. E quell'adorazione viene semplicemente dal traboccamento. E l'evidenza di questo è che vi sono tanti, quando c'è tempo dell'adorazione, sentiamo molto rumore. Ma il Signore non è interessato nel rumore, Lui è interessato alla qualità. E quella qualità viene fuori soltanto in misura che c'è il traboccamento. Alleluia. Primieramente ed effettivamente dobbiamo sapere che stiamo personalmente comunicando con l'Eterno. La preghiera è un mezzo nella quale siamo in contatto con Dio, parliamo con Dio. Ma tramite l'adorazione veniamo in contatto
in comunione con l'Eterno direttamente. Dirò qualcosa in pochi minuti. Che privilegio, cari, che privilegio, che privilegio, peccatori salvati per grazia, e avere quel privilegio, quell'opportunità di comunicare con l'Eterno tramite l'adorazione di qualità. Alleluia, alleluia, alleluia. Quando noi entriamo, si tratta di essere pieni, cari, si tratta di essere pieni, e non c'è un uomo sopra la faccia della terra che può fare questo per noi, soltanto Lui, tramite la nostra sottomissione a Lui. E diciamo: Signore, pour, pour, e verso quella, affinché posso traboccare, e tramite quel traboccamento, questo non è nella Bibbia, questo è nella mia vita, questo è nel mio corpo, perché sono ripieno stamattina, sono ripieno stamattina, sono ripieno stamattina, sono ripieno stamattina, sono ripieno stamattina. E vi siete accorti già che non c'è differenza di età quando siamo ripieni? 93, 103, 53, mamma. Ci sono alcuni di 26 anni, sono morti, aspettano il tempo per seppellirli. Ma quando siamo ripieni dello Spirito Santo, quando siamo ripieni dello Spirito Santo, non possiamo fare a meno di offrire la nostra adorazione al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Io mi sperdo quasi, io mi sperdo soltanto al pensare che questo peccatore salvato per grazia può comunicare con Dio tramite l'adorazione. Alleluia. Ora forse possiamo capire un po' meglio perché il Padre cerca tali. Lui cerca tali. Alleluia, alleluia. Poi c'è un'altra cosa più interessante ancora. Sì, io lo sento prima che volete sentire, perché voi non sentite, non sapete quel che sto per dirvi, ma sto per dirvi qualche cosa tremenda. Alleluia. Tramite questa adorazione di qualità. Se state ascoltando, dito sì. Amen. No, dito sì. Sì, sì. E il resto? Beh, lo dico lo stesso. Tramite questa adorazione di qualità, noi entriamo. Entriamo nel luogo santissimo. Non l'adorazione tradizionale, non l'adorazione formale, ma l'adorazione di qualità, spinte della pienezza dello Spirito Santo. Adoratori, i veri adoratori entrano nel luogo santissimo, entrano nella santa e divina presenza del Signore.
non è finito. C'è ancora qualcosa più bello ancora. Siete preparati? Al momento, in un attimo, come entriamo in quel luogo santissimo, nella sua santa, divina, maestosa, gloriosa presenza, al momento che noi entriamo, quella presenza entra in noi e scoppia l'adorazione di qualità. Alleluia! 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 Vogliamo vedere un'esplosione stamattina? Piacesse a Dio che fosse questa mattina un'esplosione, eh? Un'esplosione di adorazione. Alleluia! 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 Nei tempi di Gesù c'erano stati quelli che erano stati con Gesù e poi quando l'hanno visto hanno detto: questi uomini sono stati con Gesù. Era evidente che ero stato con Gesù. E sentite, cari, quando queste non sono parole fiori di labbra ora, questo non è neanche una predica. Questo è semplicemente un condividere di qualche cosa reale, tangibile, che ci porterà più vicino al nostro Creatore, al nostro Dio che serviamo per fede. Alleluia. Sentite, cari, quando noi siamo entrati in quella presenza e quella presenza è entrata in noi, il mondo dovrà vedere che siamo state in divina presenza. Alleluia. Aiutatemi a lodare il Signore. Quanti di voi credete che il Signore è degno di essere lodato? Ebbene? È degno di essere lodato? Ebbene? Che fate? È degno di essere lodato? Allora? È degno di essere lodato? 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 Alleluia! 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 E sentite, cari, si nota le persone che sono entrate in quel luogo santissimo. Si nota, si vede e si sente. C'è un odore squisito nella persona che è entrata nel luogo santissimo. Alleluia! 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 Non basta il pieno, ma dobbiamo essere ripieni. Ora c'è ancora un altro retto, va bene? No. Pochi minuti. Ho quasi finito, per dirvi la verità. Cioè, non ho finito, ma sto vedendo l'orologio della vostra faccia che mi sta dicendo: voi dite così e io dico, facciamo segni l'uno verso l'altro, ma il meglio segno è di lodare, adorare il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. La donna samaritana, vi ricordate con Gesù? Ma dice: voi dite che si adora qua, noi diciamo si adora là. E Gesù dice: sente, cari, non è dove adoriamo, ma è come adoriamo. Alleluia. Bello di adorare il Signore in chiesa, bella. È più bello ancora di adorarlo in casa.
Non avete capito? Ho detto in casa, cioè nella casa, dove mangiamo, beviamo, dormiamo, lì, sul lavoro, alla scuola, ovunque ci troviamo, non importa dove ci troviamo, non è dove ci troviamo, ma è come noi adoriamo. Alleluia. E il Padre vuole soltanto un'adorazione, l'adorazione di qualità. Alleluia. Alleluia. Io non so da dove è prevenuto quest'idea che possiamo dare al Signore quelli che ci sentiamo. No, non è quelli che ti sentono, è quelli che tu devi. E siamo in obbligo di offrire al Signore sempre il nostro meglio, semplicemente perché Lui ci ha dato il suo meglio. Non ci vuole un filosofo qui per filosoficare, no? Semplice, ha dato il suo meglio e noi diamo il nostro meglio. Allora, ovunque ci troviamo, possiamo adorare il Padre in spirito e verità, perché non è il volume dell'adorazione, ma è la qualità d'orazione. E sapete, quando c'è quell'adorazione di qualità, non c'è stanchezza, non ti stanca, non ti annoia, ma quando c'è quell'adorazione di qualità, più lo vuoi fare, più lo fai, più lo vuoi fare, più lo fai, più lo vuoi fare, e cresce, 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 cresce. Io sto pregando che il Signore mi conceda questa grazia, prima che questi occhi sono chiusi. 3 settimane fa ho visto una scintilla di questa, cioè voglio vedere il giorno che lo Spirito Santo prende completo controllo del culto. Prima che il pastore si alza per aprire il culto, lo Spirito Santo già ha cominciato. Il pastore si presenta, ma il culto è già in movimento, perché c'è quella lode, c'è quell'adorazione di qualità. Alleluia. Alla gloria del Signore, è una continuazione. Io mi vorrei trovare, piacesse a Dio che lo farebbe mentre che mi sono con voi, mi vorrei trovare in mezzo di una radunanza che lo Spirito Santo prende pieno controllo, Lui tutto, assoluto, completa, prende controllo del culto e noi sottomessi, ripieni, e poi scoppia, boom! Oh mamma mia, quando scoppi i pezzi vanno di qua e di là. Alleluia, alleluia. È degno di esplodare il Signore? 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 Ma l'ora viene, anzi, è già venuta. Cioè, ci fa capire qualcosa qui, che siamo in ritardo. E quando siamo in ritardo, allora dobbiamo sollecitare. Eh? We have to run and catch up. Hallelujah, 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 hallelujah. L'ora viene già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Alleluia, alleluia. Siate ripieni di spirito,
parlando gli uni e gli altri con salme, inni e cantici spirituali, cantando, lodando col vostro cuore al Signore. Questa è l'adorazione di qualità. Alziamoci in piedi e cominciamo a adorare, dare al Signore un'adorazione di qualità, 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 un'adorazione di qualità. Alleluia, 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 alleluia. Spirito di adorazione di qualità. Gloria al Signore. Grazie. Santo, santo.